Filippo, per 2 plus 2 per gli americani, dopo la giocata del 5-7 contro l'asso asso di Cheong, sei lo scoppione, il donk del tavolo finale. Ti dà un pochino fastidio? Ti dico la verità, no. Innanzitutto perché sono cose a cui sono abituato. Quando avevo vinto il campionato italiano mi è andato del donk perché avevo scoppiato pescatori con K-Dama contro asso e 7-off. La differenza vuole che mentre la mano con pescatori fosse giusta, questa in effetti è una mano che io ho sbagliato completamente. Quello che forse non sanno gli americani 2 plus 2 è che Cheong il giorno prima ha messo pari stack contro Gianluca Speranza, contro Gianluca aveva asso K, Cheong aveva asso 8, ha messo tutto il suo stack in preflop contro Gianluca prendendo asso 8 flop. Quello che forse non sanno, o magari lo sanno e non lo so io, è che Duhamel per arrivare chip leader al tavolo finale ha messo con Jack Jack con bilaterale su Dama 19, come ho detto prima, contro asso asso, al turn, tutto il suo stack che era addirittura di 25-30 milioni contro, sempre abbiamo detto, contro Matt Affleck, che secondo me era il giocatore più forte che c'era in quel momento, prendendo l'8 al river. Quindi o siamo tutti donk o forse la verità vuole che comunque io l'abbia fatta in televisione, quindi forse ero anche il giocatore con i riflettori puntati, cioè più riflettori puntati, perché sono italiano e quindi era una totale novità questa. Per di più sono anch'io molto giovane, quindi probabilmente volevano vedere se fossi più o meno un buon giocatore. Hanno avuto questa opportunità di dire che non lo sono. Può essere un vantaggio per te al tavolo finale? Al tavolo finale no, però sul momento è stato un grande vantaggio. È vero che poco prima del main event ti è passata per la mente l'idea di smettere di giocare? Sì. Perché? Sì, ma io ce l'ho sempre. Perché c'è poker e poker, a me piace farlo a grandi livelli, non mi è mai piaciuto, cioè mi è sempre piaciuto giocare, però comunque è una vita molto difficile, davvero, anche se ora si vincono tanti, anche se si vincono tanti soldi, voglio dire una banalità, ma la penso, non sono mai stati soldi a fare la felicità dell'uomo. E tutto sommato comunque l'idea di recuperare, a fare recuperare una vita normale non sarebbe stato male. Nell'ultimo periodo ho recuperato il mio grande amore per le carte comunque, quindi ora come ora ho intenzione di sicuro di fare il professionista di poker per tanti anni, però nei momenti di sconforto non nego di aver pensato di, comunque economicamente stavo bene, di lasciare e fare una vita normale. Hai fatto felici anche, posto che i soldi non fanno la felicità, ma un po' più contenti si diventa, hai fatto felici anche degli azionisti con i tuoi risultati a Las Vegas? Ma ho di sicuro ripagato la fiducia di alcune persone, innanzitutto di Galb, il quale comunque anche a me ha fatto felice in passato, no, più di una volta, quindi si riprende i suoi. Ho fatto felice una persona che ha creduto in me dal primo momento, è stato l'unico giocatore italiano a chiedermi se vendevo quote per queste World Series, che voglio ringraziare, ed è Mauro Stivoli, grandissimo professionista italiano, uno probabilmente dei più forti al momento. Lui ha creduto in me e ha comprato il 10% di tutti gli eventi che avrei giocato alle World Series. E nel momento, cioè dal momento in cui io non stavo male, però diciamo non nutrivo comunque il più grande affetto da parte di tanti giocatori, per me è un onore dargli i soldi. Quindi sono molto contento di questo, e più alcune piccole quote di amici, quale Cristiano Blanco, che ha una piccolissima percentuale, Claudio Rinaldi, al quale sono contento di dare una percentuale, così me la dovrà rendere in futuro, e lui, ragazzi, è l'investimento migliore che si possa fare in Italia. E poi mi sono scambiato delle piccolissime percentuali con Gianluca Speranza e Flavio Ferrari Zumbini, che bisogna ricordare essere arrivati, anche Flavio, arrivato a top 100, comunque avevamo parità, quindi potevo arrivare io come poteva arrivare lui facilissimo proprio, ma anche Gianluca, se non fosse stato scoppiato da Cheong, che poi è arrivato. Quanto pensi possa valere extra payout del main event il risultato che hai fatto in termini di ritorno d'immagine, di sponsorizzazioni e di tutto quello che ci vuoi mettere? Onestamente ancora non ne ho la più pallida idea. Ed è un buon segno dal punto di vista del tuo portafogli? Non è un brutto segno. Immagina che al posto di Full Tilt fosse tornata Poker Stars a farti la proposta di sponsorizzazione alle medesime condizioni di Full Tilt. Avresti detto sì? Sono un professionista io, quindi valuto
ovviamente la convenienza. Se full tilt, cioè il problema di fondo è questo, da professionista avrei valutato l'offerta e dunque secondo convenienza avrei ovviamente scelto. Onestamente penso che la mia filosofia di vita e quella di full tilt si sposino decisamente bene per adesso, però ti ripeto, essendo un professionista comunque avrei comunque valutato l'offerta, anche perché... Anche se fosse arrivata da Party Poker, la poker room in cui lavora il country manager di allora, all'epoca anche del se, fatto... Su questo anche se fosse arrivata da Party Poker, probabilmente sarebbe costata un po' di più però. Immaginiamo che al final table salti fuori la proposta di un deal e che in questo deal ti vengano offerti tanti soldi per rinunciare al braccialetto. Mai. Ma che siamo pazzi? Qualcuno mi aveva chiesto se vendevo il mio stack il primo giorno per 100.000 euro. Io le ho detto di no. Figurati se mo adesso vado arrivati top 9 se gli vado a prendere i soldi in cambio del braccialetto. Non si vive solo i soldi. Lo metto. Adesso te la faccio io per la domanda. Sì. Ma se uno ti dovesse dire ti do il braccialetto ma non ti do una lira. Anzi, mi devi dare 5.000 euro, però ti prendi tutte le conseguenze di quello che... di quello che succede, cosa faresti? Penso che accetterei. E allora? C'è gente che pagherebbe per il braccialetto, figurati se lo fai. Io so scelgo. Fino a un mese fa il miglior risultato per il poker italiano era la vittoria all'EPT di Bonavena. Lo è ancora. Oggi? Lo è ancora? Ovvio. Cosa deve fare Candio per fare meglio di Bonavena? Vincere il Benevento alle Ursi, lo so. Il secondo posto non basta, anche se no, becchi 5 milioni o giù di lì. Basta Filippo Candio economicamente, ma in questo gioco io l'ho sempre ripetuto, in effetti comunque verrà sempre ricordato solo chi vince, quindi a livello di gloria probabilmente non basterà il secondo posto. In un'intervista che hai rilasciato a Poker Sportivo dopo aver vinto il campionato italiano pro, tu hai detto: non mi vedrete mai giocare un EPT, ho la registrazione, la posso tirare fuori, non mi vedrete mai giocare un EPT pagandomelo da solo, perché io conosco bene qual è il valore dei soldi. Quanti EPT hai giocato pagandoteli da solo da allora? Allora, il primo anno niente. Mi sono pagato gli ultimi quest'anno, ho cominciato a pagare i tornei a gennaio di quest'anno e quindi ho fatto Deville, forse? Ho fatto Deville, ho fatto Indemoni al 50% l'ho giocato. Ero staccato lì. Cioè l'ho giocato al 50% ma ero totalmente staccato. Quindi non l'ho pagato. Poi ho giocato Berlino, che ho giocato con i soldi che ho vinto. Basta. Se proprio lo vuoi sapere, il mio bankroll da quel giorno là ha ricevuto degli app tali da poter giocare gli EPT. Che limiti pensi ci saranno però per quante te ero bella, in futuro? Ragazzi. Andiamo, quanto era una persona fissa. Quanto era bella la ragazzina. Fatti tu una domanda cattiva e datti una risposta se ci riesci. Ogni tanto io onestamente mi chiedo come sarebbe stata la mia vita senza il poker. E la cattiva risposta è che come al solito è un fottuto coin flip. Quindi non lo so. È tra questo. Cosa? Possiamo sapere quali sono i due lati della moneta? Il primo lato della moneta è scegliere una vita normale, studiare, probabilmente fare una professione. C'è una pressione diversa. Comunque avrei scelto una libera professione, avrei fatto l'avvocato. Avrei scelto probabilmente una vita più tranquilla, continuare con le amicizie di sempre senza dover partire ogni fine settimana per andare da qualche parte. Probabilmente avere più semplicità nel creare una famiglia, nel fare qualcosa di semplice e bello. E l'altro lato della moneta? L'altro lato della moneta è partire con Galb per 6 mesi in giro per il mondo, andare a Las Vegas, andare nei più bei posti al mondo, però togliendomi quello che sono poi dei valori per me molto importanti nella vita.